appetitosa. Buona. Oggi è il Pizza Day. Chi si vede che ho fatto la pizza? Beh, insomma l'ho fatta lievitare lì vicino alla stufa, abbiamo fatto, abbiamo fatto i panetti, adesso io ho questi bei panetti che li sto stendendo, gli diamo una bella stesa e per fare la pizza buona bisogna fare le cose buone. E quindi abbiamo fatto, guardate, mezza la facciamo con la salsiccia, il broccolo, la crema dei broccoli, il peperoncino e scamorza. Di qua uso matriciana. Per dire, pomodoro, guanciale, pecorino e lo mettiamo lì nell'altra metà. Quindi intanto stendiamo e vediamo che succede qui. Oh, di buono c'è che è molto elastica, quindi alla fine non abbiamo fatto proprio un disastro, eh? Vedete che quasi rifiuta di essere stesa, quindi abbiamo fatto un bel lavoro. Ora io non ho mai fatto il pizzettaro in vita mia, quindi le pizze si fanno a casa, così alla bruttazza, come si può dire, insomma, no? Però va bene perché ecco, si vedete che proprio torna indietro. Quindi abbiamo fatto un buon impasto. Adesso la proviamo a stendere anche un po' come fanno i pizzettari con le dita, ma al lato gli lasciamo un po' di balconcino, come si dice in termini tecnici. Ecco, cominciamo a dargli un senso. Poi dice perché i pizzettari hanno ste braccia, sti posti, sembrano dei prosciutti. Perché ci si fa un mazzo tanto per fare sto lavoro. Onore al merito. E voilà! Bellissima! Proprio si incavola se tu la stendi, guarda, torna tutta di nuovo fina. Allora, questa la mettiamo qui, questa la mettiamo qui, vieni qua, tanto sei elasticissima, vieni. Bella. Mettiamo un goccetto di olio sul fondo della teglia. Ecco, giusto, non nulla, eh? Poi vediamo, se ce ne basta una, ce ne mettiamo una. Se ce ne servono due, ce ne mettiamo due. Io penso che ne facciamo bastare una.
qui c'è un po' più di balconcino, ci abbiamo due buchetti che ci lasciano un po' perplessi e noi facciamo un rammendo invisibile. Naturalmente i pezzettari mi diranno: ma che cappero stai facendo? No, i capri non ce l'ho messi. Ecco così. Molto bene, tu ci faremo un'altra volta la pizza. Adesso, metà la facciamo con... Mettiamo un po' di crema di broccoli. Ah, dimenticavo. Ecco. E la spargiamo un po' sul fondo così. Facciamo uno straterello di crema di broccoli. È importante che ci sia la crema sotto perché fa l'effetto mozzarella, no? Solo dopo la pizza viene asciutta. Invece questa crema fa da ottima base. Molto, molto, molto bene. Vieni in qua. Ecco tutto quanto più qua. Poi, scamorzina in dosi generose, perché si deve liquefare e deve dare la giusta cremosità all'intruglio. Con le vostre manine sante e venerabili portate tutto verso l'esterno. Poi noi vogliamo che la salsiccia si cuocia, quindi la mettiamo sopra e la facciamo tutta a fiocchettini. Poi, vi piace molto la salsiccia? Metteteci più salsiccia. Vi piace meno? Mettetecene di meno. Non vi piace? Mettetecela uguale, perché ci va. Se no farà un'altra pizza, insomma, no? Ecco, tanto per dire. Questo l'abbiamo fatto. Molto, molto bene. Oh, mi raccomando, una salsiccia un po' grassetta, eh? Non prendete quelle salsicce magre che fanno un po' schifo, che fanno pagare l'acqua. Allora, un non nulla di peperoncino, se vi ci piace, se no non ce lo mettete. Un giro d'olio e poi posizioniamo sopra un po' di broccoli e li mettiamo in fila come i soldatini, che diventa anche coreograficamente valido. Che non si dica che non facciamo le pizze coreografiche, eh? Questi sono stati leggermente passati in padella, non cotti, eh? Perché dopo diventano uno sguacquero. Ci mettiamo un po' della loro acquetta così, ecco, perfetto. Bello, bellissimo! Ruotiamo. Un altro goccio d'olio che si è un tantino asciugato, vero? Molto, molto benissimo. Prendiamo il pomodoro. Dei bei pelatoni. E un po' di polpa. Facciamo un bello straterello. Se vi ci piace il pezzetto ce lo mettete, io uno ce lo metto, ecco, mi piace l'idea del pezzetto di pelato, ma sono scelte private. Adesso controlliamo se la nostra stupenda cucina a legna della Nordica Extra sta a temperatura, perché tu puoi gestire la temperatura, eh? Ah, con queste sì. Sono precise come gli orologi svizzeri, ma non sono svizzere. Ecco. Poi mettiamo prima il pecorino così sfilettato e ce ne facciamo uno straterellino, non eccessivo, eh? Uno straterellino.
un goccino d'olio che non serve ma aiuta, eh. Poi ci mettiamo il guancialetto, sempre infilato per benino, e voilà! E voilà! Vedete che va quasi a coprire, quasi, copre. Vieni qui, facciamo le cosette fatte per bene, eh? Non ci facciamo prendere da ansia e da prestazione, perché proprio non è il caso. Voilà! Un altro goccio d'olio. E un'altra spolveratina di pecorazzo. Come se nevicasse. E voilà. Vediamo che succede qui. Datemi 5 minuti che arriva a 300 gradi, perché ho messo due zeppi per dargli un po' più, perché mi serve 300 gradi e distraendoci era un po' calata. Due zeppi e via, 5 minuti sta a 300 gradi, 5 minuti. Che non si dica che con questa stupenda cucina economica della Nordica Extra Flame non si fanno delle belle pizze. Siamo riusciti ad avere le temperature giuste nei tempi giusti, con la gestione perfetta. Quindi sappiate che funzionano molto bene. E guardate qui che roba è uscita fuori. Ci ho messo anche del mio, diciamoci la verità. Allora, bando alle ciance. Usiamo questo tagliapizza per separare ciò che Dio ha unito. L'abbiamo tagliato? Sì. Poi facciamo degli altri pezzi super in lungo. Io personalmente, ve lo dico sinceramente, preferisco i coltelli, però dice che bisogna usare le rotelle. Intanto che si fredda un pochino, perché diventa più tagliabile, io mi faccio gli assaggini. Bleh, che facciamo? Non facciamo uno sdigiunino? Non facciamo un test su questa meravigliosa pizza cotta meravigliosamente qui dentro? Beh, vediamo un po' che dice. Che dice? Che dice? Vieni qui. Ecco. Perfetta. La cottura sopra e sotto è perfetta. Scotta. Strepitosa. Buona. Sentiamo anche l'altra versione, no? È scotta. Anche prenderla. La devo prendere di meno, sennò mi ustiono. Vieni qui, va. Ecco. Così ti freddi un attimino. È vero che mi chiamano Muzio, ma non esageriamo, eh. Beh. Sono le mie due pizze preferite, ma sono talmente diverse l'una dall'altra che uno dice ma che? Sono buone tutte e due. Viva il Pizza Day, viva la Nordica Extra Flame, che ci ha dato la possibilità di fare una pizza così buona. Guardate, è veramente buona. E intanto, buona Pizza Day a tutti. Buon appetito!